C'è un movimento melodico discendente che ha caratterizzato spesso il senso dell'abbandono, il senso del distacco, spesso in ambiente anche amoroso, relazionale. Facciamo intanto sentire un frammento di questo movimento melodico discendente. Grazie. No, prima quello normale, come quello della canzone che andremo a suonare dopo. Per esempio Monteverdi, il lamento della ninfa, parla di una ninfa abbandonata, ancora. Sempre nello stesso contesto, che è il lamento di Didone, Didone abbandonata da Enea. Bellissimo. E questo è un movimento cromatico. Esatto, viene usato questo movimento discendente. Nell'età moderna, andiamo nel moderno. Hit Roger, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit Roger, don't come back no more. Continuate, continuate, continuate. Cos'è? Jack è un fannullone, nulla facente, che la tua compagna vuole mandar via di casa. Quindi è il momento di andare via. E si parla sempre di distacco, di abbandono. Qua chiaramente andiamo nell'ambito sociale, socio-economico degli afroamericani negli anni 50-60, con radici nel blues, quindi andiamo ancora indietro. Ma ecco che Stefano Zerbi, arriviamo ai giorni nostri. Parliamo di un distacco molto sofferto. Molto più importante e molto più sofferto. Che per fortuna ha trovato un momento di sfogo anche in questo caso, attraverso la musica. Esatto. Sentiamo il giro con cui inizia questa canzone. È lo stesso. Notate che è uguale. Io credo sempre nel futuro. No, non farò ridere che è difficilissimo. Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco. Amore mio,
ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la fantasia, chiudevo gli occhi e immaginavo di stringerla fra le mie braccia. Non potevi ritornare pur non avendo fatto niente, ma mai ti sei paragonato a chi ha sofferto veramente. Principe, ma è proprio il caso di dirlo, homo homini pupus.